30 secondi. Dai, Presidente, lei davanti. Ieri ha detto che avrebbe portato insomma il piano Lombardia. Eccolo qua, ho consegnato questo documento. Modello Lombardia è un sistema che funziona e costa poco, e le richieste del governo Renzi gliel'ho consegnate sulla chiavetta, ovviamente, perché ipertecnologico, così non ha scuse. Un incontro utile per il metodo, perché abbiamo fissato delle scadenze precise. Sui contenuti delle nostre proposte ci sarà da vedere, ma abbiamo una proposta unitaria. In più io gli ho chiesto alcune risposte precise sulle questioni che ci riguardano, che riguarda la Lombardia Expo. Ci sono delle inadempienze del governo, cose che doveva fare mesi fa e che non ha fatto. Secondo la cassa integrazione in deroga manca 1 miliardo, se non arrivano migliaia di lavoratori lombardi saranno licenziati. Terzo, patto di stabilità, anzi di stupidità, ho chiesto di regionalizzarlo così come prevede la legge. C'è una legge che lo prevede e che non è attuata. È utile, sarebbe utile per la spending review, perché le regioni sarebbero responsabilizzate nella gestione del rapporto con i comuni. Su questi 3 punti attendo risposte in tempi molto rapidi. Ma rispetto al patto di stabilità interno mi sembra che comunque ci sia stato un passo in avanti da parte dell'esecutivo. No, oggi no, nessun passo in avanti. Io ho segnalato la necessità di cancellarlo. La Lombardia è una regione virtuosa anche da questo punto di vista. I comuni lombardi hanno risparmiato 8 miliardi e mezzo che potrebbero utilizzare per far ripartire l'economia, che purtroppo non possono spendere per colpa del patto di stabilità. Un tema che Renzi conosce bene, avendo lui definito questo patto patto di stupidità. Quindi gli ho sollecitato a fare una cosa che lui ha annunciato di voler fare, rapidamente, ma oggi nessuna risposta. La nota sarà il tema in Europa oggi? No, il patto di stabilità interno è una questione tutta interna. Sì, però ci diceva che lo svincolo anche dei fondi strutturali rispetto al patto di stabilità è un tema che sarà portato in Europa. Certo, ma sarebbe molto semplice, può farlo il governo, modificare il rapporto tra centro e periferia. I comuni virtuosi, quelli che risparmiano, devono poter spendere i soldi che hanno risparmiato, cosa che oggi non è possibile fare. Questo lo può fare il governo senza bisogno. Certo, il governo dovrebbe tagliare da altre parti, ma qui nel documento che gli ho presentato gli ho fatto vedere come si può tagliare, quanto poco spende la regione rispetto ad altre regioni, lì bisogna intervenire. Senta, sul superamento invece del Senato, la vostra valutazione qual è? Abbiamo espresso una posizione unitaria, tutte le regioni e anche i comuni. È una cosa di cui il governo non può tener conto, perché c'è il mondo delle autonomie che è unito. Ci sono alcune criticità, alcune cose che non vanno, per esempio il fatto che ci siano 21 senatori a vita nel Senato, nominati dal Presidente della Repubblica, nel Senato delle regioni, non c'entra niente. E su questi punti il confronto è aperto, ma su questi non abbiamo avuto nessuna risposta precisa, abbiamo avviato oggi il confronto. Che idea vi siete fatti sui tempi? Ultima domanda. Molto rapidi, molto rapidi. Già la prossima settimana ci ritroveremo come regioni per chiudere il confronto col governo. Spero che ci dirà dei sì, le nostre proposte sono ragionevoli, però i tempi sono rapidi, questo è il dato positivo di oggi. Grazie. Grazie. Grazie.